Bentornati, sono Sierra Kais e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi mostro la nuova Jester Classic. Allora, in GTA 5. Allora, sarebbe la nuova Supra. Ora ve la mostro molto bene. Prima di iniziare il video e di mostrarvi la macchina, vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella e trovate i miei social in descrizione, Telegram, gruppo Telegram e soprattutto Instagram. Mi trovate su BubiSierra e anche Sierra Kaiser su Telegram, su Instagram volevo dire. Allora, e comunque volevo anche sponsorizzare il gruppo Telegram, gruppo dedicato per aiuto glitch escort che trovate in descrizione. Il gruppo Raduni GTA PS4 e Raduni GTA Italia PS4. E un'ultima cosa, poi vi mostro subito le auto, salutare Filippo 23 Altichiero, Ricky Rama e Bomber, Mickey Bomber 08. Allora, come vedete, questa è la nuova bellissima Jester Classic, assomigliante a, molto bene a una Supra, che poi vi mostrerò anche quella fatta bene originale, ma questa è comunque una bella taroccata fatta dalla Rockstar. Però ora vediamo gli interni. In questo momento che sto montando il video registrando, non so se sono riuscito a registrare con Rockstar Editor, però vabbè, questa è l'auto. Un po' scarnina, però vabbè, è un'auto del 98. Scodina. Proviamo a tirarla un po'. È fatta veramente bene, A me piace un sacco. Porco! Scusate per la cazzata fatta. No, comunque è veramente una bella macchina. Secondo me non potevano farlo in modo migliore. È anche abbastanza veloce, come vi ho detto prima. Devo stare attento perché ti va via un po' da dietro. Io adesso sto usando i joystick, quindi diciamo che non è difficile usarla. Sì, vaffanculo, va. Con lo Supra andiamo dappertutto. Mettiamo anche, sentite lo scarico che fa scoppiettio, molto bello. No, merda, così impari. Un seguimento in diretta, tra l'altro. Cazzo, inseguiranno? Perché? Perché? No, perché? No, questa non me la voglio perdere. No, perché? Perché la polizia sta seguendo? Ma perché la tampona così?
cazzo fa? Sbirro infame. No, non ce la fa. Cioè, è tutta danneggiata. Ma che cazzo fai, ma ammazzati. Cioè, guarda lì. Vabbè, comunque, proviamo a tirare in autostrada. Vediamo quanto va. Non ho collegato il tachimetro, però, vabbè. Come vedete, viaggia. Cazzo, c'è troppo traffico. No, oh, viaggia, vai, viaggia benone, ragazzi, viaggia benone. E poi, vabbè, adesso non ho neanche lavorata. E lavorando, secondo me, va, potrebbe andare più veloce. Se questa auto vi piace e questo video, lasciate un bel like, mi raccomando. Ora andiamo a vedere l'altra Supra, quella vera. Poi, probabilmente, se volete anche un video in GTA Vita da Ricco, quella Supra originale, quella reale, vi faccio un video e ve la porto. Scrivetelo sotto nei commenti. Adesso andiamo a vedere l'altra Supra che ho parcheggiato in giro Los Santos. Vabbè, sì, andate però, perché non è che devo star qui. Ah, una cosa prima di mostrarvi la Supra reale, le differenze, devo notare quando entro in auto il suono. Il suono d'accensione. Ecco, questa è la Supra vera dall'89, no, scusate, 98. Molto bella, molto bella, molto bella. Toyota Supra Turbo, e questa è quella taroccata della Rockstar, fatta da loro, la Jester Classic. Molto molto bella, ragazzi, molto molto bella, quella vera ma anche quella imitata dalla Rockstar. Come vedete, ci sono quattro fari dietro, luci dietro, e quella Rockstar ne ha uno, tre, scusate, c'è una differenza di uno, la taroccata. L'alettone è simile, l'1.8 no, perché quello della Rockstar scende proprio, cioè vediamo il baule dentro invece, ed è rettangolare, diciamo quadrato, squadrato, invece questo qua è tondo in fondo, è curvato. Poi vabbè, niente, i fari davanti sono tre, e anche questi, solo che sono piccolo, medio, grande, e qua sono tutti la stessa misura, e poi almeno sembrerebbero uno grande e due uguali, però comunque sono tutto più spianato. Il faro, come si chiama, scusate, il vetro del faro, l'occhio è più squadrato, invece questo è un po' più tondo. Insomma, dopo questa qua ha gli abbaglianti, cosa sono quelli sotto, gli abbaglianti, sì, abbaglianti, e questi probabilmente non li ha, e diversa anche la mascherina. Insomma, questa è la Supra della Rockstar, la Jester Classic, c'è di GTA Sant'Andreas, e questa, quella vera, nella vita reale, un mostro, come quella usata Paul Walker in Fast and Furious. Allora, grazie per aver visto questo video, il video finisce qui, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, se volete un video anche con la Supra vera nel gioco di GTA, commentatelo in vita da Ricco, che lo porterò a breve, e niente, lasciate un bel like, e ci vediamo un prossimo video, ciao ciao!